Ciao, benvenuto alla seconda puntata dedicata al concetto di sopravvivenza e di competizione. Ora, non è che è la natura che è in competizione con l'uomo o l'uomo è in competizione con la natura, è l'uomo stesso che non ha capito il significato che per lui ha la natura, cioè la sua stessa creazione, perché è qualcosa che viene visto come staccato, qualcosa che esiste e che va vissuto a prescindere dalla propria psiche. Esiste la natura, bisogna adattarsi alla natura e bisogna seguire le regole della natura. Se non si seguono le regole della natura, la natura ti viene contro, quindi si entra in competizione con la natura stessa e molte volte i danni che combina l'uomo sulla natura sono terrificanti e viceversa, perché poi anche la natura risponde alle modifiche che vengono effettuate dall'uomo stesso all'interno del sistema naturale. Questo perché l'uomo che opera questo tipo di modifica vive ancora il concetto di sopravvivenza, cioè la vede in competizione. Per cui anche un virus, anche un batterio, anche qualche cosa di microscopico può seriamente danneggiarlo, perché entra in conflitto continuamente con tutto ciò che non riesce a comprendere. Allora, se noi riportiamo questo ragionamento alla nostra divisione cerebrale, ci accorgiamo che effettivamente l'uomo ha un cervello, cioè un'antenna ricettiva di informazioni, percepita da lui stesso come divisa, in cui in una parte sviluppa le capacità razionali, analitiche, e in un'altra le capacità emotive. Tutto il sistema di competizione nasce dal fatto che l'emisfero dominante, cioè quello che lo porta a sviluppare una sorta di socialità e un adattamento alla natura stessa, è l'emisfero sinistro, cioè l'emisfero analitico-razionale. Per cui è più facile sistemare le cose dal punto di vista razionale, perché con la razionalità si riescono a collocare più menti, più persone in determinati contesti ed è più facile l'adattamento alla natura. Ma rimaniamo ancora nell'ambito della sopravvivenza. Proprio perché parliamo di emisfero dominante, ci rendiamo conto che ci sarà un altro emisfero che però non è dominante, ma che ha comunque una voce in capitolo molto importante, che è la parte emotiva, la sfera emotiva dell'uomo, che noi collochiamo dal punto di vista scientifico come attività percettiva dell'emisfero destro. In questo modo, già percependoci noi stessi divisi, percepiamo un conflitto all'interno di noi, perché se prendiamo tutto ciò che fa parte della nostra psiche, della nostra coscienza e diciamo a destra c'è l'emotività e a sinistra c'è la razionalità, ma è la parte sinistra che deve gestire la socialità e il collettivismo, perché le emozioni sono la variabile pericolosa per la società. Quindi abbiamo il conflitto in testa e percependoci conflittuale non possiamo sviluppare quella che è la nostra necessità di vivere, non di sopravvivere. Noi continueremo a vedere questa dualità perché abbiamo due percezioni diverse di tutto il nostro sistema. Ciao, arrivederci al prossimo post!